Serviranno 2 rotoli di pasta sfoglia formato rotondo, Nutella quanto basta, zucchero a velo quanto basta. Inizio con lo srotolare la pasta sfoglia su una di queste estendo la Nutella. Copro con la seconda sfoglia facendo un po' di pressione sui dischi per sigillare. Posiziona al centro del disco una ciotolina da 12 cm di diametro. Premo leggermente, in questo modo incido senza tagliare il centro del fiore. Si formerà un solco. Con l'aiuto di un coltello alla maliscia inizio a tagliare i petali del fiore. Otterrò 24 petali. Prendo ogni petalo alle sue estremità e faccio ruotare su se stesso per 3 volte. Rimuovo la ciotolina e trasferisco il fiore su una teglia da forno. Spolvero con dello zucchero a velo. Trasferisco in forno già caldo e statico. Lascio cuocere a 180 gradi per circa 30 minuti. Che meraviglia questo fiore di pasta sfoglia! È molto scenografico, stragoloso, perfetto per le prossime feste. Provare questa ricetta è d'obbligo. Vi ricordo che potete tranquillamente realizzare una versione salata. Al posto della Nutella potete utilizzare ingredienti come formaggio fresco spalmabile speck, pesto, pate di tonno, pate di olive e così via. Spazio alla fantasia! Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti i miei cari amici.